E ciao a tutti ragazzi, ed oggi parliamo di cose veramente importanti. La prima, la più importante, è il feedback che è stato dato alla Giants e che la Giants ci ha ascoltati. Ha sistemato diverse cose ad un mese dall'uscita del gioco, quindi attenzione che prima merita un plauso perché insomma hanno ascoltato e sono venuti incontro a delle nostre esigenze e adesso vediamo di cosa si tratta. Farming Simulator 22 ormai alle porte, manca poco meno di un mese, ma hanno voluto appunto sistemare alcune cose che gli sono giunte così dalla community dopo che hanno visto, dopo che hanno provato il gioco alcuni eccetera, quindi ci sono state delle modifiche che hanno voluto apportare in queste ultime settimane. Una delle prime riguarda la lunghezza dei cicli stagionali. In tanti non erano contenti, diciamo, dell'anno virtuale di gioco, appunto, di come era stata impostata la season. Quindi, per farla in breve, adesso hanno fatto stagioni più lunghe, perché un anno virtuale prima, secondo Giants, doveva consistere in 12 giorni, quindi significava che praticamente ogni giorno del gioco sarebbe l'equivalente di un mese, quindi iniziavate in gennaio, in 12 giorni finivate appunto a dicembre e giravate l'anno. Questo era l'obiettivo loro, di trovare un equilibrio tra un gameplay stimolante e rilassante, ma a molti questa cosa diciamo che non è piaciuta, e quello che leggo qua dal blog, se ben ho capito, che dicono che appunto voi potrete incrementare la lunghezza di un mese fino a 28 giorni. Quindi adesso non sono sicuro perché vorrei avere il gioco sotto mano, però sembra che questa season diventi quasi eterna. Però diciamo più che altro l'impegno da parte loro di aver ascoltato il feedback nostro, vostro, c'è stato. Un altro aspetto a noi molto caro è stato praticamente il cambio di grafica. In tanti si sono lamentati della grafica a volte troppo accesa, a volte che sembrava veramente Farming Simulator da console per via di quei colori. Praticamente hanno ascoltato tutti i feedback e hanno praticamente migliorato e cambiato l'estetica. Hanno incorporato altre modifiche mentre appunto lavoravano anche su altri miglioramenti che comunque erano anche già pianificati. Dicono di aver ammesso appunto la Screen Space Ambient Occlusion, SSAO, per creare un ambiente più naturale di ombre eccetera, e quindi con il risultato di avere un ambiente appunto dall'aspetto più naturale, e appunto hanno modificato anche la gradazione del colore per ottenere un qualcosa complessivamente più realistico e più di atmosfera, ed hanno lavorato appunto anche su un miglioramento del livello di dettaglio del fogliame per garantire transizioni più belle tra i vari colori. Quindi cari miei, anche su questo punto hanno fatto un gran lavoro e ci sono venuti incontro anche stavolta, perché la grafica era un po' accesa, diciamo, era bella, però appunto era un po' troppo, ma lì immaginavo già che l'avrebbero comunque, secondo me, sistemata, perché c'era tempo per questo. Ed infine ci fanno anche notare il discorso del sorgo. Molti agricoltori gli hanno praticamente detto che non era così accurato nelle prime versioni di Farming Simulator 22, non era così accurata la raccolta, comunque il processo di trebbiatura eccetera. Quindi in breve, come dicono loro, la storia breve è: ora solo la parte alta della pianta può essere bene tagliata, diciamo, nel processo di trebbiatura. Quindi hanno sistemato anche questa cosa. E quindi in definitiva mi viene da dire grazie a Giants, che ha anche ascoltato i vostri / nostri commenti e feedback. Quindi non è sinceramente da tutti arrivare all'ultimo e sistemare delle cose, però hanno voluto, come dire, presentarsi al meglio e far vedere che insomma ascoltano anche noi giocatori. Detto questo, come al solito, anche per oggi le notizie ve le ho lasciate, il blog completo lo trovate ovviamente nel loro sito, c'è il link in descrizione. Vi saluto e vi ringrazio in anticipo, vi lascio ovviamente il discorso solito finale per chi vuole preordinare copie di Farming e o di server dedicati, vedere e sapere come fare. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio e vi lascio alle clip finali. In ultima vi ricordo, se vi fa piacere, potete preordinare sia il gioco in versione digitale che fisica, il Season Pass, che vi permetterà di avere, non appena escono,
e 4 aggiunte al gioco, che sono 3 DLC più l'espansione, quella sempre grande con tanto di mappa, oppure per ordinare addirittura il bundle, che significa avere sia il gioco che il Season Pass assieme. Ci sono dei risparmi ovviamente, e lì c'è anche il mio codice partner se vi fa piacere. Ed inoltre è disponibile anche il pre-order per i server Nitrado, e anche lì ho il mio codice partner, trovate tutti i link in descrizione. E vi ricordo che in futuro, appunto sul 22, si potrà fare crossplay, quindi giocare fra PC e console. Ed avere un server dedicato significa avere una partita che è sempre disponibile per tutti in qualsiasi momento, senza che uno debba appunto caricarla. Quindi ecco qua il motivo dei server dedicati.